Scegliete un guanto che sia corretto come dimensione per la vostra mano. Esistono diversi tipi di materiali. Quello che io vi consiglio sono dei guanti in lattice naturale, in quanto in questo momento, dove c'è un uso intensivo di questo tipo di prodotto, possiamo dare anche un contributo all'ambiente utilizzando dei guanti in lattice naturale che sono biodegradabili. Prima di calzare il guanto, togliamo eventuali anelli, questo per evitare di andare a lacerare o bucare il guanto. Andiamo a togliere il guanto dalla sua custodia e andiamo ad indossarlo. Indossiamolo facendo attenzione a avere magari le unghie corte in modo tale da evitare di lacerarlo e quindi utilizziamo i polpastrelli per indossare agevolmente il guanto. Durante l'utilizzo dei guanti fate attenzione a non toccare i vostri indumenti, il vostro viso, in modo tale da non infettarvi involontariamente. Bene, ora andiamo a vedere come rimuovere i guanti in maniera appropriata. Con la mano dominante, utilizzando indice e pollice, andiamo a pizzicare il guanto e a rimuoverlo. Ora appallottoliamo il guanto all'interno della mano dominante e senza andare a toccare la parte esterna del guanto, rimuoviamo anche quest'ultimo. I guanti vanno smaltiti all'interno della raccolta indifferenziata. Prendiamo un detergente per le mani a base alcolica e andiamo a disinfettare le nostre mani. Bene, avete capito quali sono i tre passaggi che dovete assolutamente seguire per utilizzare in maniera corretta i guanti monouso? Andiamo a ripeterli un attimino insieme. Primo, quando andiamo a indossare i guanti, facciamo bene attenzione a non lacerarli. Secondo, quando andiamo a togliere i guanti, dobbiamo fare particolare attenzione a non venire a contatto con la parte esterna dei guanti. Terzo, ricordiamoci di smaltire i guanti nella raccolta indifferenziata. Attraverso questi tre semplici passi, ridurremo notevolmente il rischio di venire a contatto con il coronavirus.